Dunque, riprendiamo la parte più divertente, cioè quella di creare la pagina che dovrà elaborare questi dati del form. Abbiamo già visto come ci arriveranno questi dati, sempre nome uguale valore, nome uguale valore, ok? Quindi il primo passaggio che faremo è una pagina che riceve questi dati e li rimette in bella, no? Li visualizza nella pagina. Questa pagina abbiamo già deciso che si deve chiamare verifica registrazione.jsp, quindi crea una nuova pagina JSP che si chiama verifica registrazione. Che cosa fa questa pagina? Allora, verifica, mettiamo il titolo. Mettiamo nel titolo grande dati, verifica dei dati inseriti. Cosa farà questa pagina? Beh, come prima cosa dovrà andare a prendere uno per uno tutti i dati che sono stati inseriti dall'utente, che sono previsti per questa pagina. E ciascuno di questi dati sarà alla fine una stringa, quindi avremo una string nome uguale request.getParameter di nome, poi avremo il cognome, request.parameter di cognome, non mi ricordo la scorciatoia per indentare il testo. Poi abbiamo, vado a copiare da qui, avevamo, ovviamente è fondamentale che ci sia la coincidenza tra il name dell'elemento di input del form e il getParameter che faccio dall'altra parte, perché è l'unico fattore che mi dà la corrispondenza tra i due dati. Data nascita è il terzo, quindi string data nascita uguale request.getParameter data nascita sotto forma di stringa. Cosa ho sbagliato qua? Punto virgola expected, ce l'ho il punto virgola. Sì, a volte capita che dia dei messaggi di sintassi non allineati, perché ricordiamoci sempre che questo, non stiamo scrivendo in una classe Java, stiamo scrivendo in un file JSP e prima che il compilatore veda gli errori deve essere generata e compilata la classe. Quindi a volte l'editor ti segnala dei messaggi di errore che sono relativi a una versione precedente del file che è stata salvata. Quindi in questi casi, quando vedete dei messaggi come mi è successo adesso, era tutta rossa questa riga e non c'era niente sbagliato, salva, fate un save e lo obbligate a ricompilarla e infatti il messaggio è scomparso. Ok, nome, cognome, data di nascita, il passo dopo era il sesso, quindi string sesso uguale request.getParameter, virgolette, sesso, chiuso tonda, chiuso tutto, punto e virgola. Quello successivo era il continente, uguale request.getParameter. Continente. Poi avevo news, che infine, se non sbaglio, c'erano le note, ok? Note. Punto e virgola. Allora io qui sto cercando di recuperare dalla richiesta i 7 campi di cui questa è composta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Di ciascuno di questi campi può succedere
che non ci sia, che ci sia e sia vuoto, perché l'utente non l'ha scritto, che ci sia, non sia vuoto, ma sia errato, tipo una data scritta male, oppure che ci sia, non sia vuoto e sia corretto, che è l'unico caso che ci interessa. No? Tutti gli altri casi però li dobbiamo verificare. Che non ci sia cosa vuol dire? Vuol dire che quando faccio request.getParameter non c'è nessun parametro che si chiama nome. E quindi quella string nome mi ritorna null. La getParameter ritorna null qualora il parametro proprio non ci sia. Come fa a non esserci? Se anche l'utente non scrive nulla, il parametro c'è, ma vale stringa vuota. Se proprio non c'è, vuol dire che ho sbagliato a scrivere il nome, e quindi sto richiamando un modello, un elemento di un form con un nome diverso o leggermente diverso rispetto al form che lo generava, oppure questa pagina qui è stata richiamata, magari qualcuno ha scritto verifica registrazione.jsp direttamente nel browser e quindi non è stata richiamata dal form, e quindi nella richiesta non ci sono, la richiesta non è, diciamo così, carica dei dati del form. Però può sempre capitare, la pagina web prima di tutto deve dire io sono stato richiamato nel modo corretto, ho tutti i parametri che mi servono, se no mi spiace. E quindi scriverò un messaggio d'errore e non proverò a far altro. L'unica eccezione a questa regola, che tutti i parametri che voglio avere devono essere diversi da null, l'unica eccezione è il campo news. Il campo news è la casella di spunta, la checkbox, che avevamo detto che o se è spuntata, allora nella richiesta c'è scritto news uguale on. Se non è spuntata, se non è stata selezionata, nella richiesta non compare assolutamente. Quindi noi sappiamo che quella stringa news o vale on o non c'è proprio, vale null. Quindi il fatto che sia null non ci dice che la pagina è stata chiamata in modo errato, ma ci dice che l'utente non ha spuntato la casella. Come? Le note, se non c'è niente, stringa vuota, non è nulla. Ma tutti i campi di testo, se li mando a vuoto, facciamo la prova, io faccio un reload di questa pagina, non scrivo nulla, clicco su registrati, vedete che c'è comunque nome uguale, niente, cioè stringa vuota, cognome uguale, niente. E però note uguale, niente, continente uguale euro perché era preselezionato e non c'è però news, non c'è neanche radio button in realtà. E quelli sono fetenti, perché è più complicato dare il bottone di default. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è verificare che ci siano. Quindi verifica minima di esistenza. Se nome uguale null, or cognome uguale null, or data nascita uguale null, or sesso uguale null, continente uguale null, or note uguale null, non sto controllando news perché quello sfugge alla regola generale, allora dovrò dire, caro mio, la pagina è stata chiamata in modo errato. Torna indietro e reinserisci da capo perché non posso farci nulla, è un errore non recuperabile questo. Come, scusa? Le note personali, il campo note, se non metto nulla, no, però attenzione, un conto è avere un null e un conto è avere una stringa vuota, ok? Qui stiamo verificando che la variabile ci sia, al massimo, poi controlliamo se c'è il dato obbligatorio. Qui è solo la presenza della variabile. E quindi qua dirò, fatemelo fare uscendo dall'HTML, dal Java, dicendo ok, in questo caso metto nella pagina errore, pagina richiamata in modo errato. Cioè non è un errore dell'utente, qui c'è qualcosa che non va proprio nel modo in cui è stata chiamata la pagina. E quindi, caro utente, l'unica cosa che puoi fare è
tornare alla pagina di registrazione. Pagina di registrazione che è ovviamente all'indirizzo registrazione.jsp. Questo messaggio non dovremmo vederlo mai. Se io anche clicco registro, no, fa bagno, perché l'ho visto? Perché? Nome uguale null, cognome uguale null, data nascita. Ci sono, no? Nome, cognome, data nascita, continente, note. Ah, sì. Ok. Manca il sesso. Sì, in realtà se l'utente non ha selezionato nessuna delle due, la variabile... Nel caso del radio button, il browser manda sesso uguale M, oppure sesso uguale F, oppure se l'utente non ha selezionato nessuna delle due, non manda proprio la variabile sesso. Quindi in questo caso non dovrei metterla come tra queste condizioni. Poi sarà un altro errore perché lui non me l'ha specificato, ma non è più un errore di sistema, è una dimenticanza dell'utente. Ok, quindi a questo punto, anche se non scrivo nulla, vabbè, non mi dà quel messaggio d'errore. Ok, a questo punto sappiamo che le variabili principali ci sono. Adesso andiamo a vedere se, aspetta, esco da questa graffa qui, andiamo a vedere se i dati obbligatori sono presenti, sono stati inseriti. Quindi, if per caso nome.isEmpty, se il nome è vuoto, allora potrò dire, caro mio utente, out.println, paragrafo di errore, errore, il nome è obbligatorio, barra P. E magari mi metto una variabile booleana che si ricorda se ci sono stati errori oppure no. Ah, tutto questo, chiedo scusa, deve essere in un bel else rispetto a questo, rispetto al test precedente. No, perché ovviamente posso andare avanti solo se non c'era problemi, non c'erano i problemi precedenti. Ok, quindi se c'è qualcuno di questi che ha null, mi blocco subito qui. Altrimenti faccio un'altra serie di controlli nel merito dei dati questa volta, non più nella presenza. Quindi se per caso il nome è obbligatorio, allora metto R uguale true. La mia variabile booleana R, alla fine di tutti questi controlli, si ricorderà se c'è stato qualcosa che non andava bene, per cui mi permetterà di decidere se dire all'utente bravissimo oppure dire devi correggere i tuoi dati. Nome is empty, adesso poi faccio la stessa cosa col cognome, if cognome, il cognome obbligatorio, poi abbiamo la data di nascita, copia e incolla, data nascita. La data di nascita è obbligatoria. Poi cosa avevamo lassù? Sesso. Ah, un attimo, la data di nascita è obbligatoria, ma magari deve anche essere corretta. Quindi mi metto qua solo un commento che non ho voglia di fare oggi. Verifica che la data di nascita sia formattata correttamente. Avrò bisogno di fare un date.parse, andare a vedere gli errori, le eccezioni. È una cosa antipatica, le date sono sempre antipatiche da gestire. Per ora me lo metto come commento così ci ripenserò più avanti. Poi invece abbiamo sesso. Allora, sesso è diverso, può essere, può non esserci,
allora vuol dire che l'utente non ha selezionato nulla, allora in questo caso non è isempty ma è null. Oppure se c'è vale M oppure F. Non dovrebbe mai succedere che sia presente e non sia né M né F. Non dovrebbe mai succedere vuol dire che se l'utente non va a patchare, un ipotetico hacker o smanettone non va a modificarmi i dati della richiesta, nel form c'è solo scritto M o F. Ma lui potrebbe benissimo mettere Z. Basta modificare la URL, scrivere stesso uguale Z, là dove c'è quell'indirizzo, e mi inietta nella pagina verifica registrazione un dato che non pensavo che ci potesse essere. Però, diamo un passo alla volta. Se esso uguale null, se è null, allora non va bene. Allora dico, non mi sento di scrivere il sesso obbligatorio, fatemi scrivere, è necessario inserire, è necessario specificare il sesso. Se è null. Dopodiché se non è null presuppongo che sia M o F, qui mi metto anche un altro controllo per sicurezza, verifica che sia davvero M oppure F. E poi altri controlli, cosa mi arriva? Il news. E news non ci posso far nulla, nel senso che o è null, allora vuol dire che la casellina non era selezionata, oppure non è null, varrà sicuramente on, ma se anche non valesse on, l'importante è che sia diverso da null, e allora vuol dire che la casellina era selezionata. Allora, in questo caso, cosa mi conviene fare? Mi conviene magari definire un'altra variabile, la definisco là sotto, boolean, la chiamo news checked, che è vera se news... è diverso da null. Ok? Quindi, per non stare ogni volta a controllare se null o non è null, visto che il null è una cosa antipatica da gestire, questo boolean o è vero o è falso, o c'è o non c'è. Quindi, è checked, la casellina è selezionata se il valore ritornato dal get parameter è diverso da null. Se è diverso da null, non mi interessa quanto vale. Sarà sicuramente on, ma non mi interessa. E poi alla fine note, su note non faccio nessun controllo, perché che ci sia o non ci sia è un campo opzionale, dicevamo. L'importante è che sia diverso da null, perché vuol dire che quel campo è stato, il form era corretto. Dopodiché se è anche una stringa vuota non me ne preoccupo. Allora ho fatto una serie di controlli, non tutti quelli possibili e immaginabili, ho fatto i principali. E a questo punto sono nella condizione di dire, guarda, c'è stato un errore. Se c'è stato un errore, se almeno uno di questi controlli che ho fatto mi ha causato una condizione di errore, allora non devo permettere all'utente di andare avanti. E quindi dovrò dirgli, avrò nel frattempo stampato dei messaggi d'errore, e quindi dovrò dire, caro utente, mi dispiace, non posso registrarti, e quindi ti dirò, la registrazione non è valida, per favore torna al modulo di registrazione a href uguale registrazione.jsp barra, altrimenti sono nel caso in cui i dati c'erano, tutti, di errori non ne ho trovato nessuno, siamo a posto. Allora posso finalmente scrivere, caro utente, benvenuto. Quindi anche qua torno in HTML e dirò H2, H2, mettiamo un titolo un pochino più piccolo, registrazione, confermata. Confermata per modo di dire, perché non l'abbiamo salvata da nessuna parte, però se fosse un database vero a questo punto inseriremo i dati dell'utente nuovo nel nostro database.
poi possiamo stampargli il riepilogo dei tuoi dati sotto forma magari di elenco puntato, nome, due punti, minore, percento, uguale, nome, barra LI, LI, cognome, barra percento, uguale, cognome, percento, maggiore, barra LI. Poi abbiamo la data di nascita, e si chiama data nascita, forse, sì, data nascita. Poi abbiamo, quelle facili sono quasi finite, sesso due punti, percento uguale, sesso percento maggiore, poi abbiamo... E quella successiva erano, togliamo il browser, dove vivi, il continente. Vivi in, io non posso scrivere a questo punto percento continente, percento uguale anzi, continente, perché mi scriverebbe EUR, AMN, AMS, eccetera. Quindi qua c'è un pochino più di lavoro, nel senso che qua dovrò aprire uno scriptlet con una serie if continente.equals, virgolette, EUR, allora out.print Europa, else if, ma non inventarmelo così, if continente.equals, qual era quello che avevo messo nell'HTML? AMN, allora ci metto America del Nord. Else. E vado avanti così, no? AMS, America del Sud, puntini puntini, cioè dovrei finirlo, else, out.print, ah no, mancano i punti e virgole, ecco perché si arrabbia. Out.print, non lo so, non dovrebbe succedere, ma che, per carità, è un metodo grezzo. E dopodiché posso riprendere, ok, tornare all'LI. Fare queste operazioni di copia e incolla di controllo mi fa venire l'orticaria, perché dice non va bene questa cosa. Perché di sicuro, se le cose si complicano, se dovessi aggiungere una nazione, eccetera, in quanti posti devo andare a ritoccarlo? Ah, senza dimenticare che, aggiungiamo un altro to-do, la data di nascita, non abbiamo messo il continente qua. Vedi che ho dimenticato un controllo. Ho dimenticato il continente. Quindi, questa parte qua sulla data di nascita la devo replicare. Continente, e poi a questo punto, come? In questo caso sì, se l'utente non la cambia. Va bene, allora non controllo se non è empty, però fatemi scrivere to do, verifica che il continente
sia uno di quelli leciti. Dovrebbe esserlo, deve esserlo, però non è mai. Quando devo lavorare con dei dati che provengono dall'utente, non è mai eccessivo il sospetto. Dopodiché manca ancora, cosa ci manca? La newsletter, il sesso anche, abbiamo scritto, ok, newsletter sì o no, quindi scriverò LI, vuoi oppure non vuoi ricevere una newsletter? Vuoi o non vuoi, lo scrivo in uno scriptlet, magari in un expression usando il ternario, cioè se news checked, se news checked è vero, allora scrivo vuoi, altrimenti scrivo non vuoi. Se vogliamo, questa è la forma condensata di una if. Vuoi o non vuoi ricevere la newsletter e poi abbiamo i commenti, note, percento uguale, uguale percento, percento maggiore, si chiamava note. Abbiamo tutto? Dopodiché finisce la lista puntata e finisce la pagina, finisce il body e tutto. Proviamo a vedere se è vero. Non so come si chiama di cognome, si chiama in inglese Donald Duck. 1º aprile 1950, invento, America del Nord. Che fosse giusto il primo colpo, allora. Manca una chiusa graffa al 172. Allora qui occhio a questo messaggio d'errore, dice c'è un errore alla riga 172. Se io vado a vedere il mio file ho solo 101 righe. Ma perché al 172 in the generated Java file, nella classe Java. A volte lui mi dà il messaggio d'errore relativamente alla pagina JSP, la maggior parte delle volte, però in alcuni casi ho sballato così tanto la sintassi che lui non riesce più a capire in quale punto del JSP era l'errore. Ma è probabile che abbia dimenticato una chiusa graffa da qualche parte. Sì, è questa, di questo else. Ne ho dimenticata una. Quindi vediamo un po' se è vero. Qualcosa ha fatto, non forse quello che mi aspettavo. Cosa è successo? Perché fai così? Dove è finito il codice? Allora, è arrivato qua. If R dovrebbe stampare questo, altrimenti dovrebbe stampare quest'altro. Come fa a non stampare nulla? Allora. Dove sei finito? Allora, qui facciamo un minimo di debug. Cosa dice? 87 news checked cannot be resolved to a variable.
È uguale, no? Nest set. Allora. Ok, fin qua arriva. Scusate, questo è il normale debugging, quindi nessuno immune. Questo. Non arriva al 2. Come fa a morire nel frattempo? Ah, guarda qua. Copia e incolla fa danni. A questo punto ecco perché quella graffa era fuori posto. Vabbè, riepilogo i tuoi dati. Questo vuole c'è la newsletter, vivi in America del Nord, nota nessuna. Il problema è quando invece lui dimentica un dato. Quindi con tanta fatica siamo riusciti a stampare, recepire i dati e stampare un riepilogo. Se lui dimentica un dato, cosa succede? Mi dirà, a parte l'1 e il 2 che se li tolgo, sono solo messaggi debug, il nome è obbligatorio. La registrazione non è valida, e questo l'avevo capito, e proprio il massimo che lui mi offre è un link per tornare a riscrivere da zero. Allora, non va bene. Io dovrei fare, innanzitutto, magari questo modulo qui, non farlo tornare alla pagina precedente, ma chi mi vieta di metterlo già direttamente qua sotto questo modulo? No? Anziché torna un'altra pagina, no, metti qua e riscrivilo, ricompilalo. Allora, questo è facile. Quindi, allora, tanto per dire cosa abbiamo e cosa ci manca. Ciò che abbiamo è scrittura dei dati, la convalida all'acqua di rose dei dati e il riepilogo dei dati nel caso in cui tutto vada bene. Quando qualcosa non va bene, stampo dei messaggini d'errore e poi però devo imparare a gestire bene questo errore. Allora, un link per dire torna indietro, sì, si può fare, ma è il peggio che possiamo offrire all'utente. Possiamo un pochino meglio mettergli già qua sotto, sulla stessa pagina, il form che lui può andare a correggere. Questo costa relativamente poco. Bisogna vincere l'orticaria e fare un grosso copia e incolla di tutto il form. Prendo il form che c'era nella pagina precedente, copio e ne incollo una copia identica qui sotto dove ho scritto if error. La registrazione non è valida, anziché dire per favore torna al modulo di registrazione, posso qua sotto dire oppure compila il form qua sotto. Ho fatto solo un grosso copia e incolla, se salvo e riprovo a inserire i dati in cui ne manca uno, mi dirà il nome obbligatorio, la registrazione non valida, per favore torna al modulo di registrazione, adesso modifico la frase, scriverò oppure compila i dati qua sotto. E qui c'è il form di nuovo completo, è lo stesso, ho fatto copia e incolla. E questo registrati rimanderà di nuovo alla pagina verifica registrazione, quella pagina in cui sono adesso, con un nuovo pacco di dati, che saranno quelli che l'utente scrive qua sopra. Quindi qua è già un pochino meglio. Orrore il fatto che su due pagine diverse abbia un copia e incolla di 30 righe di codice, che già mi dice, ma se devo modificarlo, non riuscirò mai a ricordarmi tutti, a riaggiornarlo esattamente in tutti i posti uguali. Quindi devo trovare qualcosa di meglio. Ma comunque, al di là dell'organizzazione del codice, questo fa schifo, devo almeno precompilargli i dati che lui aveva. Ma questo è relativamente facile per alcuni campi. Quindi diciamo così, torna al modulo di registrazione, oppure completa i dati sottostanti. Ma ad esempio, il nome. Beh, che poi in questo caso era l'unico che mancava.
come posso fare a rendere precompilata quella casella di testo rimettendo in questa seconda pagina il dato che l'utente aveva scritto nella prima pagina? Beh, quel dato ce l'ho, per me è la variabile nome. Quindi mi basta usare l'attributo value, 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 della casella di input, e l'attributo value imposta il valore iniziale di quella casella, che poi l'utente potrà modificare assolutamente. Ma io non la faccio nascere vuota, la faccio nascere con già un valore dentro. E valore lo prendo ovviamente da nome. Quindi name uguale nome è il nome che do a questa casella per quando verrà inviata. Value uguale per cento uguale nome è il valore iniziale che do al contenuto di questa casella prendendolo della variabile nome che 50 righe sopra ho verificato che esista. E faccio la stessa cosa per tutti i campi di testo, è facile. Value uguale cognome, la data di nascita anche. Di nuovo copia e incolla qua. Per le note è ancora più facile, perché le note, il valore iniziale dell'area di testo non è in un attributo value uguale, ma è tra textarea e barra textarea. Quindi qua dovrò inserire note. E poi mi mancano la select, la checkbox e la, il radio button, che li faccio tra un secondo. Quindi, se io torno indietro, sempre sto Donald Duck che si è dimenticato che si chiamava Donald, e faccio registrati, vedo che nome, vabbè, precompilato uguale a quello che manca, mancava già. Cognome, la data di nascita, le note sono stati precompilati in modo corretto. Quindi ho ricostruito un form simile, già precompilato, a quello che l'utente aveva. L'utente quasi non si accorge che il form è cambiato. Lui, guarda, ho cliccato, c'è un messaggio d'errore, e si vede sotto lo stesso form su cui era prima. Il problema è che non è lo stesso form su cui era prima, è uno completamente diverso in cui noi con tanta fatica l'abbiamo ricostruito il più simile possibile. La fatica lui non la deve vedere, la facciamo noi e basta. Fatemi solo togliere queste che sono brutte. A questo punto rimane ancora da sistemare il valore iniziale del continente, delle news e del... Allora, come si impostano? Ovviamente si impostano in modo asimmetrico, diverso. Nel caso della radio button, come faccio a preselezionare una casella tra quelle esistenti? Per preselezionare una casella devo aggiungere un attributo select checked. Checked uguale qualche cosa in una delle due caselline. Quindi se la variabile sesso vale m, devo mettere checked uguale qualsiasi valore, poi per convenzione si mette checked uguale checked sulla prima delle due. Se la variabile sesso vale f, non devo mettere niente nella prima casella, ma devo mettere checked uguale checked nella seconda. Se per caso la variabile sesso è null, perché ricordiamo che era uno dei casi possibili, non devo mettere checked nella seconda delle due parti. Vabbè, allora qua, input type uguale radio, mi faccio una riga bianca in cui vado a scrivere se checked, no, checked, sesso diverso da null e sesso.equals di m, allora inserisci checked uguale tra virgolette checked, altrimenti non inserire niente. Questo è un percento uguale. E la stessa cosa dovrò farlo nella casella F. Dentro il tag input sono ancora. Ovviamente controllerò F. Allora, vediamo se funziona. Salviamo sta pagina, ricarichiamolo, ecco, vedete che c'era M e è ricomparso M. Se adesso cliccassi su F e provassi a fare registrati,
ovviamente mi dà di nuovo un errore perché il nome continua a mancare, ma me la ricostruisce mettendo la F, mettendo, vado a vedere l'HTML di questo pezzo, vedete che c'è input, name uguale, il primo va bene, e il secondo invece aggiunge checked uguale checked. Poi i parametri qua me li ha rimescolati, ma perché il browser rigenera la sorgente, non mi fa vedere esattamente quello che ha ricevuto. Quindi abbiamo rigenerato il radio button. Per rigenerare la option, il menu tendina, si fa nello stesso modo, dove però questa volta l'attributo da iniettare lì non si chiama più checked, ma si chiama selected. E quindi qua dentro dovrò metterci, apro qui, e dico, allora, aspetta un attimo, controlliamo se, come si chiamava, continente.equals di EUR, allora inserisco qua selected uguale qualsiasi cosa, per convenzione mettiamo selected, altrimenti non mettiamo nulla. E questo va ricopiato con tanta pazienza e tanta attenzione in tutti gli altri, controllando di fare la cosa giusta. AFR, voce. Torno qua. Proviamo a vedere, no, lui è nato là, in America del Nord, registrati, rimane America del Nord. Metto Asia, registrati, rimane Asia. Cioè non è che rimane, l'ho ricostruita in modo che, guarda caso, il valore di default non sia la prima, ma sia... è una certa fatica, ovviamente. E così come in quest'altro caso, se... dov'è? Avevamo una variabile che si chiamava checked boolean, checked news, news checked. Se news checked è vero, quindi era selezionato, allora andrò ad aggiungere checked uguale virgolette checked, altrimenti non ci metto niente. Quindi questo mi permette di, se era selezionata, quando rigenero il form, lo genero selezionata, se era deselezionata, quando rigenero il form, lo genera deselezionata. E siamo alla fine. Questo è il minimo che dobbiamo fare tutte le volte che creiamo un form in cui l'utente deve inserire dei dati. È tanto codice, dove però la cosa più brutta secondo me non è tanto la quantità del codice, ma il fatto che ci siano delle dipendenze incrociate folli. Se uno deve aggiungere un continente, se deve modificare un campo, aggiungerne un campo, impazzisce no, perché c'è di peggio, ma è molto facile andare a dimenticare una parte. Il fatto che in due pagine diverse ci sia lo stesso form, poi immaginate la leggibilità, noi più o meno abbiamo capito qualcosa di questo form, perché siamo partiti da una versione HTML pura e poi siamo andati ad aggiungerlo. Ma pensate di vedere un codice di questo genere, dove c'è un form pieno di if, di equals, la leggibilità e la gestibilità di questo codice è molto bassa. E idem poi la stessa cosa sotto, quante volte devo fare questi equals con l'elenco delle città, con l'elenco dei continenti? Allora, così va bene, funziona, eh? Funziona, ma non ci piace. Allora, quello che cercheremo di fare è di trovarci degli strumenti che ci permettono di semplificare, strutturare meglio questo lavoro, per evitare di dover rifare la stessa cosa 6 volte e fare copia e incolla in debiti o altro.
che ne so, magari avere un oggettino da qualche parte che tenga in pancia l'elenco dei continenti, e tu ogni volta che devo generare un pezzo srotolo il contenuto di quell'oggetto. Fare in modo di avere in un punto solo un codice che mi genera il form, che magari è vuoto oppure precompilato a seconda delle variabili che gli passo. Fare in modo che i dati del form non siano 5-10 stringhe variabili separate così a briglia sciolta, ma siano magari tutti i campi di un oggetto unico. Cioè, spostiamoci un pochino di più dallo scripting di basso livello a una programmazione oggetti anche in ambito web. E questo sarà il tema della settimana prossima. Adesso abbiamo finito. Grazie.